Salve a tutti da Titan89, benvenuti in Dark Souls, siamo qui dove l'altra volta abbiamo battuto il principe demone, ragazzi, il cumulo di rifiuti, il principe demone, questo è il falò, vi invito a vedere l'ultimo video per capire come batterlo, anche se non l'ho spiegato, ragazzi, mi sono ricordato adesso che non l'ho spiegato, i primi due ragazzi della boss fight li potete battere con, vabbè, lo metto nella descrizione in caso, uccidendo prima, comunque questa bandiera dell'emissario che andiamo a vedere, e dovete uccidere prima... E quello che vi si avvicina, il tizio in rosso, e poi l'altro. Poi invece il principe e il demone ve l'ho fatto vedere come si batte. Abbiamo trovato una cosa interessante. Forse tra poco verrà usata. Eccola, bandiera dell'emissario, piccolo stendardo utilizzato in tempi remoti dagli emissari del possente signore Giwin. Leva al cielo questo vessillo paresso il grande di Rupo per farti portare alla tua destinazione. Il possente signore fece dono ai pigmei, possessori dell'anima oscura della città d'Anelli, un luogo al confine del mondo, e della propria adorata figlia. A lei lasciò una promessa che sarebbe tornato a salvarla. Va bene. Il grande di Rupo è dove abbiamo... No, vabbè, forse ricordo male. Vicino alla danzatrice del vento, danzatrice, non mi ricordo come si chiama, danzatrice del qualcosa. Vabbè, poi fuori video magari ci passo, ma non penso assolutamente che sia là. Ecco, questo per esempio mi sembra un grande dirupo. Sì. L'appoggiamo qua. Alziamo la bandiera dell'emissario. Via. Ok, siamo giunti da qualche parte e se posso dire, tutto questo verde in un Souls mi sembra, boh, fuori luogo. C'è molta vegetazione qui sotto, comunque andiamo avanti. Tra poco... Ma quello è un nemico? Io non lo uso mai il binocolo perché non lo gradisco, però... Vediamo, scusatemi, eh. Sì, quello è un nemico. Ed è piuttosto il triplo di me. Più o meno, eh. Vabbè, dai. La città d'Anelli. Ma effettivamente. È grandicella, devo dire. Grandicella. Mi ricorda qualcosa sta città. Vabbè, qua c'è un bel falò. E ci stava tutto. Così almeno sappiamo come tornare. A lie, a wretched lie. How wouldst one such as thee do service to the gods? Thy scheme is known to me. I know what it is thou desirest. The dark soul? No? Why else wouldst one deign to visit this dung heap? Give rest to thy falsity. I would be an ally to thee. If it is the dark soul thou desirest, then seek Filianor's church at the base of the cliff. There wilt thou the sleeping princess waken. Her slumber is a deceit,
a lid covering an overgrown privy, a prop to keep thee from the dark soul of thine desire. Worry not if thou art yet here to curse the gods and bring ruin upon this accursed... If thou yet the dark... Va bene, quindi una principessa dormiente è quello ciò che ho capito. Fallo acceso. Osservatorio del mausoleo. Andiamo avanti, allora andiamo avanti. Qui non c'è niente. Qui sotto. Che cos'è? Che cavolo. Oddio. Ah, come siete simpatici. Come siete simpatici. Va bene, allora ragazzi, quindi giunti là c'è sto tizio che alza in alto le mani e ci sono una quindicina di persone che vi annientano. Lo rifai? Sì. No, fatemi capire, eh. Se io mi metto qui. E scompaiono. No, non ho capito. Fammelo rivedere. No, non lo fai più? Sì che lo fai, sì che lo fai, sì che lo fai, sì che lo fai, sì che lo fai. Beh, dai, non dovrebbe essere difficile. Oddio. Oddio. Perché parlo? Non ho tempo, buon uomo. Un attimo, quello lì è un tizio. Che cos'è? Ma scherziamo. Allora, io non so se l'avete notato anche voi o semplicemente sono io che non giocavo a Souls da un po' di tempo e quindi magari ci sta anche. Però non vi sembra un po' che questo DLC sia proprio opprimente? Cioè, non vogliono farvi giocare, vogliono uccidervi, punto. Vogliono farvelo dimenticare il Souls, non voglio che voi abbiate più voglia di giocarci. Comunque, vediamo se è così, muoio. No, proprio così magari... No. Allora, fatemi pensare. Ah, lì c'è una lucertola di cristallo. Credo, non lo so. Comunque credo, sempre credo, che da là non si passa. No, no, ragazzi, proprio no. Quindi, qua a destra c'è una specie di percorso per la lucertola di cristallo. Vediamo se la mia pensata è giusta. Che cavolo, sarà giusto o sbagliata che sia, ma ci eliminano subito. Ragazzi, torniamo qua. Ok ragazzi, prima di andare avanti dobbiamo prendere un attimo un oggettino che ho trovato qua dietro. Cos'è questo rumore? Sempre le frecce? Oddio, sì. Vediamo che cos'è. Ah, elmo della rovina, corazza, guanti, gambali della rovina. Vediamo di che cosa si tratta. Sì, intanto ragazzi sentiamo ovviamente. Eccolo. Elmo di una compagnia di cavalieri inviata nella città di Adanelli e per ordine di un sovrano del passato. Essi andavano alla ricerca dell'anima oscura, ma tanto umiliante fu la loro sconfitta che dovettero sottomettersi alla volontà del giudicatore. Nonostante il fallimento, la loro storia divenne un'oscura leggenda e si dice che il loro aspetto fu di ispirazione per la creazione di alcuni golem che ne portano tuttora il nome. Ragazzi, sembrano quelli che ci attaccano. Io non so se l'avete notato, ma questi innumerevoli arcieri che ci attaccano sembrano loro. Ah, siamo un attimo qua. Ok ragazzi, scusate se non ho parlato
Ma niente, ma niente, non ho scusanti, mi stavo dimenticando di azionare il microfono. Comunque, eccola qui. Ti prego, prenditi. Oddio, se cadi va bene lo stesso, però. Sì, però devi cadere. 1, 2, 3 e 4. Titanite scintillante, scaglia di titanite. Proviamo a salire un altro po'. Dove stiamo? Aspetta che mettiamo una brace, perché io. Non vorrei dire, no, però non ne ho. Cioè, eccoci qua. Ora mi sento un po' più tranquillo. Saliamo. No, vi prego, anche qua mi rompete le palle. Ti prego, no, ti prego, no. Eccolo! Questo qui ha evocato anche un drago prima, poco ma sicuro. Fatti ammazzare! E che cavolo! Forse fatti ammazzare. Che cazzo! Che cos'era quella? Oddio! Oh, maledetto! No, ragazzi, è un po' stronzetto, questo tizio. Perché manca. Ok, ormai ti ho studiato, eh. Studiato, vabbè. Ti ho visto attaccare un po' di volte. Ah, quando fai quella cosa qua stai evocando qualcosa. Che cos'è? Che cosa è? Ragazzi, ammazza, basta. Fatti vedere com'eri. Ehi, un tizietto carino, simpatico. Ehi, ehi. Benedizione divina, un pezzo di titanite e uno scheletro quasi morto. Oh mamma mia. Iniziamo benissimo questo video, ragazzi. Proprio tranquilli, tranquilli, molto facile. Ora ci possiamo prendere gli oggettini che c'erano qui da qualche parte. Grande anima di guerriero sfinito. Ce n'era un altro anche qua. Pezzo di titanite per due. Io sento passi ogni tanto, ragazzi, non mi ispira come cosa. Brace. Credo che fossero tutti. Ok, comunque nella foga non ho ben capito quello che facevo, quindi. Ah, di lì sopra, prima di andare qua sotto. Qua sopra c'era qualcosa da poter superare? C'era un territorio, una. Qui forse. Vediamo qui. Aspetta, eh. Aspetto. Quel castello lì? Figata. Allora, vediamo un attimo dove porta sta strada qua. Poi risaliamo perché voglio andare anche lì sotto. Cioè, un po' di cosette. But like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Che il banchetto abbia inizio. One was a wayfaring knight on an endless, forbidden search. Only the abyss granted closure, if not reunion with his beloved. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Many of us are by the ice field. Vabbè, ripete sempre che il banchetto abbia inizio. Ragazzi, adesso io credo. Saliamo sopra perché secondo me quel posticino che avevo notato prima era fine a se stesso. Quindi deve esserci qualcosina là da poter raccogliere. E poi si esce, credo, eh. Vediamo. Potrei dire una cavolata. Sì, infatti, potevo entrare prima qua. Benedizione nascosta. E qui muro invisibile, muro. No, vabbè, non ha senso qui effettivamente. E infatti. E infatti. Vabbè, ok, facciamo che saliamo. Cioè saliamo, sì, saliamo un attimo. E andiamo qui sotto, quindi scendiamo. Perfetto. Vediamo che tipologia di nemici ci sarà più avanti, ragazzi. Non vorrei che ci fossero altri di quei giganti perché. Qui mi puzza di strada per boss fight lì sotto. Quello è un nemico. Affa. Questi vi vogliono buttare, state attenti. Questi ci vogliono buttare. Ecco, col cavolo che vado veloce più.
Giustamente me lo aspettavo di lato. Ed era da sopra. 1782 anime. Un po' pochino. Ma io voglio un muro invisibile, ragazzi. Cioè, lo pretendo. Datemi qualcosa di interessante di muri. Beh, avanziamo qui sotto. Si può andare da qualche parte? No. No, comunque comincio a voler camminare piano. Questi spuntano di lato, da sopra. Dei muri. Cos'è questo rumore? Ma va! Ma guardali! E sì, ci mancava, eh! Ci mancava da in quella zona. Ma che infami! Ma chi... Cioè, ragazzi, veramente state esagerando, eh? Va bene l'ultimo Souls... L'ultimo DLC dell'ultimo Souls, però... Pietra purificante. Avete finito con le imboscate? Posso camminare? Chi me lo fa fare di andare qua dentro? Esaminiamo tutti gli angoli. Ok. No, non mi serve, però voglio dire che falò è. La città ad anelli, anello di mura interne. Ok. Sta roba qua è infiammabile? No. Qua ci vuole la chiave? Non si apre da questo lato. Un classico. Che bella scultura. Bellissima. Sì, ragazzi, io non potete farmi andare avanti con questa inquietudine. Sento i loro respiri ovunque. Me li aspetto che escano dovunque. Ah, io potrei andare qui sotto. Che dov'è? Io a te t'ho sentito più che visto. Ah, ci danno lo status. Cos'è questo status, ragazzi? Non mi viene in mente il nome. E tu? Ma sei... E come si chiamava, ragazzi? Flap, flap, flup. Oh. Well, fancy meeting you here. A true blessing that we should seek the same place and find ourselves standing here together. I've got the last of my brew. Let's have our own little toast with it. Del cotto di Sieg. To my search, and to your duty, and to the joy that lies before us. All right then. Bottoms up. Vabbè, simpatico. Now, I'm off in search of the... Once I find it, who I was. What I lived for and what terrible grudges I held. I don't know. I just have this feeling that that's the kind of man I was. Oh, don't hold it against me. I only think... Monumento di purificazione. Monumento di purificazione. Vabbè, comunque mi hai risolto una cosa, perché vuol dire che l'unica strada possibile è questa qua. Questa. Sì, ok, mettiamoci lo scudo, mettiamoci l'arma. E guardiamoci sopra, a destra, ai lati, sotto, ovunque. Quello è morto. Maledetti. Cioè, qualsiasi tranello mi stanno facendo, E quello... Perché non mi ispira bene avanzare? 1, 2, 3, via. No! Ma sta quasi fermo. Secondo me ha un alleato qui, vediamo dove sta. Ok. State diventando prevedibili, la cosa mi piace. Allora, ma sbaglio o il mio status morte comincia ad aumentare vertiginosamente? È preoccupante come zona questa. Gemma vacua. Ok. Non mi ispira per niente bene questa... Che tu mi sembri... No, che cos'è quella cosa? Che cos'è? Non esageriamo adesso. Ti manca un po' di cuore? Vabbè, sei tutto chiacchiere distintivo perché sei facilissimo. No. Scherzavo. No, comunque è semplice, dai.
Uno, due. Olè. No, è semplicissimo. È semplicissimo. È molto figo da vedere, però. Questo sicuro. Dammi il tuo scudo. No, dai. Era bellissima sia la tua spada sia il tuo scudo. Questo è un campio fiorito? Sì. Belle. Ok. Oh, tu mi dai lo status morte. Infatti sta aumentando. Va ucciso subito. Ecco dov'è il vostro potere. Pezzo di titanite. Ok. Senti, tizio. Io dico sì. Dico va bene, però... queste imboscate da 4 soldi le possiamo evitare, eh? Ok. Grazie. Vieni qua sotto. Vieni qua sopra. Ah, vengo io. Che brutta cosa. Me l'ha fatta. Era una bella imboscata, perché non me l'aspettavo. Ma comunque, fatemi vedere. Io da dove sono venuto? Da. Lì dietro. Qui c'è niente? No. Qualche muro invisibile però voglio. Ragazzi, se ci sono muri invisibili che per ora non sto trovando, ditemelo. Ditemelo, al minuto totte c'era un muro invisibile. Che cos'è? Cos'era quella cosa? Vabbè ragazzi, non voglio scoprirlo, uccidiamolo presto presto. Boh. Nemici fighissimi senza alcun dubbio però. Niente muro. Dai, un muro ci vorrebbe. Allora, eccone un altro. Vediamo che cosa fa. Ah, mi uccide lentamente con quella trappola là. Ho capito, rifalla bene. È veloce. No. Ah, è sicura, ok. Ah, ok. Diciamo che negli spazi stretti è... è portentoso. Ah, sicura e mi danneggia. Peggio non poteva andare. Sì, vabbè. Ma se... no, vabbè. Se è strutturato male il posto che io non riesco ad attaccarlo, non è colpa mia. Vabbè. Sì. No, ragazzi. Questa cosa non mi è piaciuta tantissimo, eh. E gli spazi chiusi contro questi esseri sono letali. Dai, dai. E che palle. E muori. Oh. No, manca un pezzo. Dov'è l'altro? Dove sei? Infame. Ecco, là, riccio lo scudo, vai. Io sento dei passini leggeri che non mi ispirano niente di buono. E muori, maledettissimo. 2268. Ah, in spazi ampi fai schifo. In spazi stretti sei una bomba. Io sento ancora rumori raccapriccianti che non mi dicono niente di buono. Perché c'è sta cosa così? Per farmi vedere cosa... il lampadario? Il lampadario. Cioè io posso salire sul lampadario. Così. Ehi. Oddio. Ti odio. Vieni qua un attimo. No. Ok, mi sono fatto colpire perché lo potevo... no, dai. Che odio sto nemico. Che odio. Olè. Maledetto. E muori. Grazie. No, è una zona particolare questa, devo dire. Non è niente male come zona. I nemici sono abbastanza singolari. Qua che cosa c'è? Titanite scintillante. Sento del fuoco? No, forse è questo. Sto coso. No! Scendendo mi sono fatto un po' di male. Ma hai lo scudo diverso dal tuo amico di prima?
Sì, anche il moveset è cambiato. Sei un po' più forte. No, vabbè. Non è che è solamente più forte, è anche lo spazio stretto che è ostico. Pietra confessionale, ok. Cerchiamo di sfruttare lo spazio stretto a mio piacimento. Vieni qua. Vieni qua. No, 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 sbaglio. Eh sì. Ok, giustamente. Fa un bel salto. Perfetto. No, 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 no. Ma vaff. No, volevo usare un po' l'arco per divertirmi. Oh. Oh mamma mia, io non so come faccio ad essere ancora vivo. Stavo zitto, ragazzi, giusto perché mi stavo un attimo deprimendo. Senti, tizio. Dai. Prima o poi lo scrollerai quello scudo. Ora. Riscrollalo. Ok. Lo so che è stata una morte barbara. Pezzo di titanite. No, questo rispetto al suo amico era 10 volte più sgravo. Ora, gentilmente, questo è un ascensore che tipo ci salgo e scende? Ma anche no. Proviamo un attimo innanzitutto a salire per vedere se ho dimenticato qualsiasi cosa. Ma non penso. No, era proprio una discesa rapida rapida. Poi qui sotto un controllo rapidissimo dei muri invisibili. Ma non penso ce ne siano. Questi non mi ispirano, questi nemmeno. Questo qui. Ragazzi, mi raccomando, aiutatemi con questi muri invisibili che li vorrei vedere tutti. Basta, andiamo avanti. No, io voglio un falò. La zona sta cominciando a diventare un po' impervia. No, 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 no. Quanti siete? Chi è? Ah, ecco, stavo sentendo qualcosa. No, vabbè, sono tanti, ma secondo me sono facili. Oddio. Ma, ok, state... Sì, vabbè. Sono tanti, ma sono facili, ho detto. Le ultime parole famose. Che ca... Ah, mi hai ucciso un nemico, buono. Senti, lo so. Oh, questo sembra un muro. Vabbè. Vieni qua. Vieni qua, più qua, più qua. No, troppo qua. Ehi. Maledetti. E muori. Ok, uno è andato. A te, se riusciamo a farti lo scherzetto da qua sopra, muori su... No, non c'è niente. E che palle. Fatemi vedere se riusciamo a sfruttare un po' questo lampadario. Senza morire. Possibilmente. Dove stai? Tizio? Tizio? No, non lo vedo. Facciamo. Vediamo se ha sentito l'arco. Ok, ragazzi. Non sarà uno dei combattimenti più semplici perché il posto è troppo chiuso. Mi sa che mi farò un po' di male, ecco. Ti pareva. Dove sei? Sulla sinistra. No, tu sei... Ma, mamma mia, perché mi devono un attimo inquietare? Sei uscito? Sei uno di quelli usciti? Oh, sti cavoli, cioè... Vabbè, tu, vieni da me. Ok, ok. Ti vedo piuttosto incazzato, eh. No, 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 no. Capoabonga m'ha fatto. No. Sì, vabbè. Ma non si può giocare così male. Così male. Ok. Oh, benissimo. Mettiamoci un attimo la spada. Ehi, calmati, calmati, calmati. Quanto sei agile? Dove? Dove c'è? Eccolo, 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 eccolo.
Grande, era questo che volevo fare da inizio video praticamente. Vabbè, inizio video no, però da quando li ho visti. Il pezzo di titanite e gemma oscura. Mamma mia, ragazzi, no, è un'aria difficilotta. Ci sono altri, giusto? Il problema è quello. È quel tizio che lancia i fulmini Zeus là. Ok, ammazzato te dovrebbe essere semplice. Ci prendiamo questo oggetto, frutto del muschio. E ora è diventato semplicissimo. Sì, ho visto anche quel gigante là sotto, eccolo lì. Benissimo, 1, 2, 3, via. Oh, perfetto. Molto, ma molto più semplice così. Sono fatti apposta proprio per essere uccisi in questa maniera. Pezzo di titanite. Allora, prima di salutarci uccidiamo anche questo con la stessa maniera. Aspetta che forse si può uccidere veramente con la stessa maniera. Zitti, 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 zitti. Oh, che bello. Che bella cosa. Pezzo di titanite. Ragazzi, ho giocato malissimo. Non c'è proprio scusante. Non ti avevo manco né visto né senti. Stavo già salutando tutti qua. No, 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 no. Non facciamo cazzate, eh. Allontaniamoci. Non facciamo cavolate perché sto lì lì per morire. Ok, basta, basta. Ragazzi, allora, per questo video è veramente tutto. Spero che il prossimo sia un po' più agevole, perché la zona veramente merita. È molto complicata. Noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Titan89.